Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video recensione. Piccola premessa, non sono delle novità, allora per me lo sono perché comunque sono prodotti che non ho mai provato, non ho neanche mai visto al supermercato, quindi per me sono novità. So che voi ovviamente arrivate sempre prima di me, quindi mi direte Giulia, non sono novità, io già le ho provate, sono buone, quindi se le avete già provate mi raccomando scrivete giù i vostri commenti perché sapete che vi leggo sempre. Ci metto un pochino a rispondervi però io a leggere, vi leggo sempre perché mi arriva puntualmente la notifica. Questi sono tutti i prodotti che sono usciti all'interno della Degusta Box, ovviamente non li proveremo tutto perché le lenticchie no, la birra no, per il resto però li proveremo quasi tutti. Iniziamo dai Bondi Motta. 22 ore di lievitazione naturale, meno il 30% di grassi rispetto alla media delle merendine più vendute, senza conservanti e coloranti. All'interno ce ne escono 6 per 33 grammi, quindi 6 merendine da 33 grammi. Oh, però come sono bellino! Oh, morbida! Oh, però un bel profumo, eh? Mamma mia, formica. Tutti gli zuccherini caduti. Wow, è morbidissima. Vi devo dire, molto molto morbido. Questa è una bella crema al pistacchio dentro, madonna mia. Formiche, non correte, ma fatemi finire di registrare. Niente, dopo il dolce, un bel caffè ci sta. Pocket Coffee Espresso To Go Summer Edition. Comunque, raga, io buco d'acqua, altrimenti cade a terra. Comunque, non vi ho detto, all'interno ce ne escono tre, cioccolato fondente e caffè 100% arabica Ferrero. Vediamo un po', io sincera non sono un amante del pocket coffee, però immaginate quello là, la ciliegia, liquido, mushroom. Mia sorella sta aspettando una gamba Sì. comunque. Questo secondo me è anche freddo, ma questo è caldo, c'è È temperatura almeno che ambiente. va a mettere il frigo. Brodo? Oh, ma tu lo sai che è buono. No, è proprio buono. Non l'ho mai vista questa cosa. No, devi assaggiare, mo giro la cannuccia. No, vabbè. È proprio quel caffè. Si sente che all'interno c'è il cioccolato fondente, comunque è buono. Io il cioccolatino lo preferisco. Vai, è proprio buono. Però non ingoiare su. Un po' quella sensazione di quando tiri, cazzo, tiro tutta la pasta. Ma è proprio pocket coffee, il caramello e Buono. il cioccolato attorno, uguale, Wow, stessa questo secondo me consistenza. pure ciliegia è buono. No, è proprio sfizioso, questo freddo. Proviamo di secco riso senza lattosio. Cioè, questo non lo puoi pronunciare normale, cioè devi cantare. Riso Ascotti B multicereali con gocce di cioccolato. Mo farò un macello. Wow. Mi sento la pena. Guarda, Questo è proprio per me. non li paragono. Il marchio è Quelli là extra crunchy. Il marchio è balocco. Non sono alla pari, però wow. Sono croccanti. Le gocce di cioccolato si sentono, però non ce ne sono tantissime. No, sono buoni. Al secondo posto ci sono i fiocchi d'avena. L'avena sente molto, proprio il fiocco. Ok, io adesso vado a prendere la bevanda. Ce ne sono Mangi pure le due. lenticchie. C'è proprio un misto. Ma non si devono riscaldare. No, le lenticchie che schifo, Sicuro, chi te le mangi no? Non me le così? Ah, mangio, non le provo queste. No, mi riferivo a quelle. Ora passiamo ad una bevanda Martini, l'aperitivo 250 ml Fiero e Tonic. Io suppongo che sia l'arancia. Oh, questa è arancia rossa. Sei lì?
po' bimbo. E l'acqua dove arriva via amara? Ho paura bitter. E che buono bitter? A me non mi piace bitter, quindi Vince. No, è la tonica che fa sto fatto. No, non mi piace. O è sto Firo Martinica. Come è sto Firo? Già mi aiuti da capo. Oh. No, non mi piace. No, vabbè, spezzoliamolo poi di pedon. Allora, pedon ceci. Cioè, questo è proprio un video, proprio di video. Però vi piacciono. Ah, ci sono rimasta male. Allora, cecini. Vuoi assaggiare due ceci? No, ma sono salati. No. Vediamo, sono proprio bellini. Dai, sono sfiziosi. Devi fare ceci e fare insieme. Comunque un po' salati sono. Ragazzi, ceci. Come che le riposi? No, adesso te le vorrei fare. Non ti porto a mamma questi ceci. No. Ma buoni. Abbiamo le fave. Comunque, a parte gli scherzi, la pedon fa degli ottimi prodotti. Secondo me le fave sono più, molto più buone. Ovviamente sono tostati e non fritti. Sono così. Non avevo dubbi. Ho buttato giù perché adesso vado a prendere il Teo, che secondo me... Eccoci con l'ultima recensione estate, chiudiamo in bellezza, speriamo. Infusion Mix Menta e Lime Tè Verde. Vediamo un po'. Mamma mia, odore di menta. Io odio la menta. Sembra una gomma da masticare, tipo... Quando masticate, quando masticate quelle gomme a menta che vi lasciano proprio quel retrogusto di fresco, piacevole. Wow, si sposa veramente bene menta e lime, buonissimo, wow, me l'aspettavo proprio così buono, buonissimo. Super consigliato, molto molto fresco, adoro. E quindi nulla, fatemi sapere se questo video, anche se molto veloce, un po' fatto così, perché forse non tutti guardano i vlog, quindi facendo un unico video lo aprite e vi vedete un po' tutte le recensioni dei vari prodotti. E quindi nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Quante volte ho detto la parola video? Ma vabbè.